Ognuno ha il suo racconto, canti a Sanremo, ma adesso il tuo racconto musicale a che punto è? Ma il racconto parte da lontano, ma non è ancora finito, nel senso che purtroppo il racconto finirà il giorno che non saremo più in grado di farlo. E io mi auguro che arrivi il più tardi possibile, ma non perché voglio essere eterno, ma perché credo di avere non tanto cose interessanti da dire, ma di avere un entusiasmo per raccontare le cose che può essere utile a chi purtroppo non ha molto entusiasmo nell'affrontare la vita. Io sono uno che si sveglia positivo e sorrido al mattino e penso con gioia a tutte le cose che devo fare. E quando uno affronta la vita così è difficile che gli vada male, perché attira a sé le cose belle. Ognuno ha il suo racconto e io lo voglio raccontare il mio, perché è un racconto che fa bene. Cosa c'è di nuovo nel riaffacciarti con la tua immagine e non più con la band? Ma questo è il mio primo disco da maggiorenne, nel senso che sono uscito di casa e non torno. Per cui devo camminare con le mie gambe, devo costruirmi una mia realtà, una mia vita artistica, e devo spiegare alla gente che esisto non solo come bassista di una storica band, ma come cantante, come autore, come uno che sta in piedi anche da solo. Ed è un percorso non facilissimo, perché certo che i fan dei Pooh sanno benissimo che io canto, scrivo e faccio cose, ma per quanto riguarda la massa, il pubblico più ampio che non è venuto ai concerti, molto spesso pensano che io sono uno dei Pooh e non hanno capito, perché mi sono sentito dire delle cose che avrebbero dovuto quasi farmi star male, ma mi hanno fatto invece sorridere e capisco quanta strada c'è da fare, ma siccome io sono un guerriero sono felice di farla. Pippo Balestrieri, direttore da 36 anni del Festival di Sanremo, del palcoscenico, ho finito le prove, è venuto da me, mi ha dato una pacca sulle spalle e mi sono girato per dire: oddio, cosa ho combinato? Mi fa: ma non ti avevo mai sentito cantare così. E io ho detto: sai, è la mia voce, cioè io ho sempre cantato così. Però questa cosa colpisce, ha stupito, no? La voce potente, ma io l'ho sempre avuta. È che probabilmente non l'ho mai messa troppo in luce a livello troppo pubblico. Diciamo che sono stato un ragazzo modico e con pudore. Adesso è il momento di raccontarmi, a parte gli scherzi. Parlando di fan, quelli che vengono ai tuoi store li hai conquistati da solista oppure sono affezionati alla band legata al tuo passato? Sono tre categorie di persone. Ci sono il 50% sono fan dei Pooh, il 25% è gente nuova e il 25% è gente che non era mai venuta a un firmacopie né a un concerto dei Pooh, ma era fan dei Pooh, però non aveva frequentato né i concerti né i firmacopie. Per cui gente che anche un po' non sa da che parte cominciare, come entrare, come mettersi, molto carini, molto, molto belli, perché ti senti dire delle cose fantastiche. E poi ci sono quelli nuovi, che sono importanti, perché se tu riesci a... cioè io ho ricevuto delle mail, dei messaggini su Facebook da rockettari, da metallari, ragazzi che fanno la musica nel circuito indie, che mi hanno fatto i complimenti per il tiro del disco. Cioè questo è bellissimo, è bello incontrarli tutti, perché sono tutti mondi molto, molto preziosi. Cosa aspettarci dal prossimo tour? Anticipa qualcosa su cosa sentiremo. Nel concerto farò il primo pezzo dei Capsicum Red, Ocean, con la chitarra. Siccome io all'epoca ero famoso per il Saber Dance, danza delle spade, farò anche quella con la chitarra, se ci riesco. Partiamo dal presupposto che il primo tempo è la narrazione della grande musica del mondo, per cui a parte quattro pezzi miei del mio nuovo album, tutto il resto è storia, tutto il resto sono cover di grandi canzoni che hanno tracciato il tempo e la mia vita. Quindi parto da Little Richard per arrivare ai Pink Floyd, attraverso Tenco, Paoli, Bob Dylan, i Pooh. Il secondo tempo parto con l'ultima canzone che i Pooh hanno fatto senza di me, prima che io arrivassi, che è Nudo il mondo nell'anima, che ha una nobiltà particolare. Non canterò Pensiero, non canterò Tanta voglia di lei, non canterò certi successi che secondo me sono realmente da lasciare ai Pooh. A me piace quando i Pooh vengono fatti dai Pooh. A tutti gli amici di Stile Libero, un grande saluto, un abbraccio da Red Canziano. Sono diventato per te testimone del tempo.